per arrivare poi al titolo quinto, che sono le, no, sempre nel titolo quarto, abbiamo entrate previste da accensione di prestiti per un milione, no, titolo quinto abbiamo 1.050.000 euro di previsioni di mutui da accendere per effettuare alcune opere, e poi abbiamo messo appunto questi 10 milioni di euro con anticipazione di cassa, ma questa è una partita di giro che sta sia in entrata che in uscita, serve soltanto per poter attivare con la tesoreria con i giorni ma eventuali anticipazioni. Queste, diciamo, sono le, i macro importi delle entrate. A fronte di questi importi delle entrate, appunto, come dicevo prima, abbiamo pari importi di spese che vengono divisi, io ve li dico, divisi per funzione, ossia amministrazione, gestione e controllo, che è l'attività, diciamo, centrale del comune, gli uffici che fanno gli atti amministrativi, delibere, segreteria, tutte queste attività, e sono il costo previsto nel 2008 è 5.174.170. Rispetto al 2007 aumenta di 4 milioni, da 4 milioni e 6 a 5.174, perché quest'anno, oltre ai miglioramenti contrattuali che abbiamo dovuto inserire nel 2005, ci sono anche le cifre pagate, il 460.000 euro che vi dicevo prima, relative ai miglioramenti contrattuali 2005-2007. Sono allegate nei vari, poi andremo a vedere le incidenze, gli indici, lì troviamo qualcosa. Poi, per spese relative a funzione della giustizia, noi non abbiamo il tribunale, noi partecipiamo soltanto alle spese della cancelleria del tribunale di Civitavecchia, e l'importo è bassissimo, perché è 1.550 euro. E questa è una spesa che è fissa negli anni in quanto partecipiamo in base. Poi abbiamo invece le spese relative alla polizia locale, alla polizia municipale, che quest'anno ammontano 1.537.968. Qui chiaramente sono comprese le spese di personale, sono comprese le spese per i mezzi, la benzina, sono comprese tutte le spese relative al servizio di polizia municipale. L'istruzione pubblica quest'anno passa da 9.65.374 a 1.136.318. La cultura quest'anno scende da 5.65 dell'altro anno a 565.364. Lo sport e ricreazione, il settore sport e ricreazione scende da 3.90 a 3.73 complessivamente, perché il settore turismo scende da 2,59 dell'altro anno a 180.000 quest'anno, il settore di attività e trasporti scende da 1,864 a 1.500.792, le spese per il territorio e l'ambiente passano da 5.478.424 a 5.514.671, c'è un aumento che è dovuto all'integrazione del contratto Istat del contratto AMA, il settore sociale, quindi le spese nel settore sociale scendono da 1,654 dell'altro anno a 1,526 di 1.526 di quest'anno, le spese per lo sviluppo economico scendono da 183 dell'anno dell'altro anno a 144.000 quest'anno, e i servizi produttivi scendono da 1.182 a 1.179, per un totale di 18.634.469. Queste sono tutte spese relative al titolo primo, praticamente sono tutte spese al 90% obbligatorie. Soltanto in alcuni settori ci sono spese per contadini, ma al 90% sono spese obbligatorie. Il titolo secondo invece, ci sono soltanto alcuni servizi che incidono nel titolo secondo della spesa, e sono appunto la polizia locale, sono gli investimenti praticamente, 576 euro per la polizia locale, 514.000 euro alla pubblica istruzione, è prevista la costruzione, sono previste lavori di sistemazione delle scuole, sono previste la costruzione di due locali mensa, uno alla scuola elementare Valtambrini e uno alla scuola elementare Virgus, in quanto lì i bambini adesso
praticamente il suo primo donenza in un'aula, cioè una cosa un po' adattata. È previsto inoltre per lo sport la ricreazione del settore dello sport, 150 milioni di investimenti che sono valuti in manutenzione al palazzetto dello sport. Sulla viabilità dei trasporti sono previsti 1.145.000 euro, una percentuale va a pagare gli stipendi della polizia, una percentuale va a finalizzare investimenti sempre nel settore della viabilità dei trasporti, ecco perché è stata, diciamo, orientata più in quel punto. Poi ci sono spese appunto per il territorio dell'ambiente 645.000 euro, nel settore sociale 659.000 euro, per lo sviluppo economico 15.000 euro. Queste sono spese appunto relative agli investimenti. Poi, sempre relativo agli investimenti, abbiamo una serie di opere che sono state previste. Il programma delle opere è chiaramente un programma stringato, è un programma che tiene conto esclusivamente dei progetti che già erano pronti, come erano già c'erano i progetti preliminari, perché chiaramente i tempi sono stretti, parliamo di, ormai sono rimasti 6 mesi di gestione praticamente, e quindi vengono previsti le realizzazioni parcheggio via Ruscellaria 4 novembre, 700.000 euro, di cui 500.000 con un contributo della regione e 200.000 da parte del comune. Poi ci sono lavori per 550.000 euro, il rischio geologico in località Castelseco, che è un contributo regionale. Poi c'è manutenzione straordinaria canile, 45.000 euro, che è un contributo regionale. Costruzione loculi cimiteriali per 300.000 euro, e questa è praticamente una partita di giro, perché i loculi che vengono costruiti poi vengono rivenduti a pari importo rispetto alla spesa, e quindi sono finanziati con la vendita di loculi. Poi c'è l'ampliamento di impianti di pubblica illuminazione per 200.000 euro, manutenzione straordinaria in mobili comunali per 150.000 euro, e poi protezione acustica sulla A12 Roma Civitavecchia, 46.596. Questa è praticamente una rata che stiamo pagando alla società Autostrade, che è un contributo che abbiamo pagato per avere prima degli altri, diciamo, i pannelli antirumore che sono stati montati in alcuni tratti dell'autostrada. Adesso dobbiamo intervenire per averne altri, perché stanno verificando situazioni veramente di rumore veramente pesanti, specialmente in zona Prato del Mare, cioè le abitazioni più vicine all'autostrada sono abbastanza disturbate. Lì è ferrovia, questa è solo l'autostrada. Con le ferrovie dovremmo aprire un confronto per diciamo, isolorizzare, limitare, diciamo, il tratto della ferrovia, che veramente noi lo vediamo, noi siamo viziati al comune, siamo abituati quando usciamo dalle riunioni a fermarci 10 minuti fuori al comune a chiacchierare. Passano treni in continuazione, non si può parlare quando passa il treno perché non si sente niente. È un problema che sentiamo tutti i giorni, anche al comune, gli uffici che sono verso la ferrovia, bisogna stare sempre a finestra chiusa. Quindi è un problema che dovremo affrontare, però lì la prima cosa è che bisogna fare il progetto, vedere i costi e poi con le ferrovie concordare. Il grosso della spesa lo dovremmo affrontare loro, però credo che anche noi per incentivare il momento di contributo dovremmo dare. Poi altri 245.000 euro sono la sistemazione straordinaria delle strade, gli asfaltature delle strade, sono pochini, ci si fa poco con 245.000 euro, però siamo arrivati a pagina 32. Poi c'è la costruzione dell'asilo nido per 350.000 euro, e lì c'è un mutuo e c'è un finanziamento della provincia. Dovremmo accelerare i tempi al massimo per acquisire l'area, perché rischiamo di perdere il finanziamento. La cosa purtroppo ha dormito un po' e quindi non c'è questo rischio. Poi ci sono appunto i 150.000 euro che dicevo prima, il completamento del palazzetto dello sport, e poi c'è la manutenzione della scuola elementare per 100.000 euro e la manutenzione straordinaria della scuola media per 100.000 euro, quindi 200.000 euro che vi dicevo prima.